compagnia di Tullio Velucci Longo, complimenti per il nuovo incarico. Grazie. Grazie, bene sì, perché comunque oggi diciamo è un nuovo inizio, perché la nostra è un po' come il segno dell'infinito, tutto ricomincia da dove è terminato. Abbiamo appena terminato comunque al 30 giugno lo scorso anno sociale che mi ha visto vicepresidente del distretto Leo 108 YA e oggi quindi entriamo in carica con il primo gabinetto nella splendida cornice del Belvedere di San Leucio. Il bello magari della nostra associazione è che è proprio appunto questa formazione che precede la presidenza, perché a fianco del past president Giuseppe Danna da Napoli siamo stati veramente uniti in una sinergia inequivocabile per cercare di portare quello che è il nostro fine ultimo, il servizio, all'interno del nostro distretto che è composto dalle regioni della Campania, della Basilicata e della Calabria. Quale eredità raccoglie? Da Giuseppe prendo una fortissima eredità che ci ha messo in contatto con le istituzioni, perché la sua forte idea era che ognuno di noi ha un motto all'interno del suo anno. Il suo motto era: il viaggio apparentemente impossibile apre orizzonti che nemmeno immaginiamo. Lui, come un comandante della nostra nave del distretto, ci ha traghettato all'interno di quelli che sono i migliori rapporti con le istituzioni, perché la sua ferma idea era che era arrivato il momento di eliminare, di delegare ad altri, a terzi, la gestione della nostra società, delle nostre attività e scendere noi primi in piazza, in prima persona, quindi per portare il nostro servizio all'interno delle strade. È stato fatto veramente un anno molto importante, perché abbiamo avuto la possibilità di relazionarci con convegni, con le scuole che ci hanno aperto e quindi al mondo esterno e alla società terziaria, insomma, in questo senso. E quindi effettivamente prendo un'eredità molto molto pesante che spero di poter portare nell'anno, e soprattutto anche un augurio, perché io spero di fare meglio di lui, ma anche colui che viene dopo di me, Giuseppe Mario Pisani da Potenza, il mio vicepresidente, possa fare sempre meglio di me. Punti di partenza e punti di arrivo? Diciamo che io sono fermamente convinto di un ideale. Il motto del mio anno è: l'amicizia rende liberi di servire. Perché? Perché sono convinto che noi, come la nostra associazione, la nostra famiglia laionistica, è la prima formazione, la prima associazione di servizio del mondo per un motivo. Questo motivo io l'ho riscontrato nell'amicizia, perché se si è tutti amici significa che comunque si condivide un ideale, un progetto, e quindi diventa anche più facile portare questa idea all'interno delle famiglie, all'interno della società, e quindi è sicuramente molto più semplice. Abbiamo molti progetti in cantiere, tra cui un riportare quindi quello che è Leo Anti-Mercury, che è un progetto di sensibilizzazione sulla ricerca per i danni da mercurio. Una novità invece è appunto nel segno della continuità con quello che era la presidenza di Danna, è il Leo Citizen, lì dove appunto si chiama Leo Citizen in quanto è un progetto di cittadinanza attiva, dove cercheremo in sinergia con Confindustria, con le istituzioni, di cercare di portare un aiuto ai giovani e di orientamento soprattutto per quello che è il mondo del lavoro e delle professioni. Con Giuseppe Mario Pisani, quali saranno i vostri piani di azione? Sì, noi siamo un'associazione giovanile che va dai 18 ai 30 anni e ci occupiamo del sociale, ma anche del culturale e soprattutto del territorio. Io sono di Potenza, ma l'associazione è un'associazione del distretto Leo 108 YA, è un'associazione che va dalla Campania, alla Basilicata, alla Calabria, e su tutti e tre i territori i club con i loro soci stanno affrontando diversi temi che vanno dalla legalità a quella che è anche l'assistenza alle case famiglia, e anche convegnistiche e così via. Cerchiamo quindi dal nostro piccolo, anche da giovani, di dare una forza al territorio su tutti gli aspetti possibili e immaginabili. Una solidarietà che parte da lontano.
Sì, da lontano, perché anche l'associazione è un'associazione internazionale e quindi è nata a Oak Brook in America. Noi rappresentiamo appunto il distretto Leo 100YA e siamo tre grandi regioni e anche se siamo grandi, nel nostro piccolo cerchiamo di dare il massimo per il territorio e per cioè, coloro che hanno bisogno insomma, del nostro aiuto. Qual è il vostro motto? Sì, il nostro motto è l'amicizia rende liberi di servire e speriamo appunto con tutti questi giovani che siamo dai 18 ai 30 anni di poter servire al meglio le istituzioni e anche tutti coloro che hanno bisogno appunto del nostro aiuto. Buon servizio. Grazie.